tutta fatta con questi pezzi d'oro. Proviamo un po'. Che cos'è? Non lo so, boh, è arrivata questa cosa strana. Non so se è dolce, non so se è salato. E questa, essendo d'oro e così luminosa, si può veramente vedere da ogni dove. Vabbè, si parte per Myanmar, siamo pronti? Ciao Thailandia, vai! Ed eccomi arrivato qui a Myanmar. È stato molto facile prendere il taxi, è costato solo 7 euro, se anche meno, per un'oretta di taxi per andare all'hotel, che vado a incontrare uno dei miei migliori amici giapponesi che adesso lavora qui. Mi raccomando, non usate carte di credito sui taxi, me l'ha sconsigliato, e soprattutto negoziate, perché vi offriranno 20 o anche meno, quindi cioè non costa molto qui il taxi, quindi potete semplicemente prenderlo. Vabbè, non vedo l'ora di vedere come sarà la mia avventura questo weekend in questa nazione dove non sono mai stato. Traffico è intenso, però dai, ci divertiremo anche qui. A dopo, ciao! Ed eccoci arrivati nella mia stanzetta d'hotel. Devo dire che la lobby era enorme, ma ecco qua com'è un hotel a Myanmar. Siamo a Rose Garden. Ecco qua che vi saluto. Ciao a tutti. Adesso facciamo il giro della camera. Come state comunque? Guardate, qua c'è l'acqua e questo non so cosa sia. Ornamenti, tipo una matriosca di Myanmar. Ci sono gli asciugamani, il cesso. Tra l'altro guardate quanto spazio che c'è attorno al cesso. Poi qua c'è la doccia, che devo dire che a Myanmar la cosa prima cosa ho notato è che c'è tantissimo spazio. Qua è dove mi posso fare la doccia, guardate. Non lo so perché vi faccio il tour della camera, però mi sembra divertente, non lo so, ma è enorme questo bagno. Lo spazio a Myanmar c'è. Poi qui ci sono vari alcolici. Ovviamente hanno già capito che sono un alcolista. Menù del bar, devo dire che costa tutto molto 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 poco qui a Myanmar, anche in questo hotel che comunque è molto di lusso per gli standard di Myanmar, e non è male. Qua che cosa c'è? Scopriamolo insieme. Vabbè, la cosa del ghiaccio. Poi qua Nescafè, così. Erano carinissimi all'entrata, non avete idea. Poi qui c'è il mini bar con tutte le cose. Non lo so perché, ma mi piace tantissimo l'armadio. Guardate che carino, non lo so perché, ma mi piace. Devo dire, gli accappatoi un po' tristi, ma comunque sono questi. La cassaforte e un cassetto, nulla di speciale, molto normale. Comunque non lo so, mi piace questo armadio, mi fa molto esotico. Andiamo a vedere la stanza. Mobile. Poi, le lampade, non le avevo notate. Guardate queste lampade a forma di pera, delle lampade perose. Poi qui c'è il safety booking. Ok, tanto io non cucino, quindi non farò saltare in aria niente. Poi ci sono di nuovo io che vi saluto. Poi qui c'è arte moderna, non capisco cosa sia. Comunque questa è l'arte di Myanmar. Proseguiamo. Tra l'altro, se tengo la telecamera più ferma è perché il mio amichetto Soul Mafia mi ha insegnato a tenerla ferma. Ditemi se è più ferma, io mi ci sto impegnando. Poi qui vabbè, c'è il mio telefono sotto carica. Le spine sono così, ma penso che questo è perché sia un hotel. Non ho ancora ben capito quali sono le spine di questo paese. Questa è una lampada che... hai capito? Semplice. Poi qui vabbè, qua c'è un'altra lampada. Le lampade mi piacciono un sacco, non so perché, ma sono super esotiche. E inoltre mi hanno messo già la frutta. E poi mi hanno fatto un salutino, Mr. Sebastiano, con anche i fiorellini. Guardate che carina qua la frutta di Myanmar. Oddio, molto semplice, però non lo so, vabbè. Quindi mi godrò questi 2 giorni a Myanmar. Spero che mi divertirò. E vabbè, restate con me per vedere le mie avventure in questa nuova nazione dove non sono mai stato. Ciao. Eccoci qua che stiamo andando nel più grande tempio di Myanmar. Si pagano ben 16 yen, quindi ecco qua che scendiamo dall'auto. Che bello, c'è l'entrata per gli stranieri che costa molto di più. Guardate che carina questa bambina. Bisogna togliersi le scarpe prima di entrare qui, e anche i calzini mi ha consigliato il mio amico. Vabbè, eccoci, prendiamo una bibita qui visto che sono complimentary. Qua ragazzi, la sicurezza è importante in questo tempio, quindi mettiamo la borsetta qui. Sono scalzo e sto per entrare in questo tempio, in questo tempio buddista. Siamo nella mitica Myanmar. Mi hanno detto che è tutto pieno d'oro, ricoperto d'oro, e poi ci sono i diamanti anche. Guardate che bello, è bellissimo. Guardate qua tutte le luci, comunque tranquilli, si possono fare tutte le foto che si vogliono, non è un problema assolutamente. Adesso stiamo per andare nella parte più centrale, ma mi piacciono queste statue. Mamma mia, che meraviglia, dove siamo? È bellissimo, è tutto d'oro. Beh, non tutto tutto, però comunque, ma guardate che meraviglia.
Questa è la sera, ci sono tutte queste candele. Sembra di essere in una favola. Ci sono anche dei gattini, guardate che carini questi micetti. Guardate che bellini. Ciao. Guardate che meraviglia, wow. Ecco, ovviamente Soul Mafia se n'è tornato a casa e faccio qualcosa di culturale. Facciamo attenzione di non bruciarmi, ma guardate che bello, veramente meraviglioso. Qua ci possono entrare soltanto i religiosi, insomma. Per i credenti di questa religione è molto importante fare delle cose buone, diciamo. Quindi se si fanno un po' come noi alla fine, quindi i credenti se fanno delle cose buone andranno in paradiso. E una di queste cose buone è liberare gli uccelli praticamente. Quindi qua praticamente ci sono degli uccelli in gabbia che potete liberare un po' come un gesto di bontà. Allora, devo dire che non sono un esperto di questa religione, però ci sono qua dei ragazzi di proprio locali che me l'hanno spiegato, perché c'ho il mio migliore amico già giapponese, vive proprio qui. Purtroppo con questa telecamera non riesco a farvi capire la bellezza di questo luogo, ma è veramente incantevole, cioè tutta d'oro. Io non ho mai visto una cosa del genere. E poi è altissima, cioè non so se vi rendete conto. Sentite questa canzone? Queste sono delle preghiere, ma mi hanno detto che la gente qua piace talmente tanto che anche nel taxi potete sentire queste preghiere. Adesso ve le faccio vedere un pochino più da vicino. Qui dei monaci buddisti. Comunque fare foto e video è tutto ok. Si paga il biglietto, però è tutto ok. Ma è anche un modo per sostenere il tempio. È un'esperienza veramente magnifica. Cioè l'Asia è veramente un continente tutto da scoprire. Guardate, guardate anche qua quante statue che ci sono. C'hanno i lobi delle orecchie grandi. Sapete i fukumimi, che vorrebbe dire il lobo dell'orecchio grande, porta molta fortuna, no? Guardate qua, qua potete comprare dell'oro che attaccherete, non so ancora dove o quando. Costa 3.000, sono 200 yen, quindi probabilmente costerà sui 2 euro. Sto tutta fatta con questi pezzi d'oro, si mette un po' d'acqua e poi si attacca, vedete come sta facendo lui. Guardate quante ce n'è. Si prende questo pezzettino d'oro, proviamo ad attaccarlo. Oh! Proviamo un po'. Welcome. Si prende l'acqua, si dà su la statua, vedete? Adesso lo faccio anch'io. Ho imparato a dire la mia prima parola qui, Tezuba, che vorrebbe dire grazie. Quindi grazie a tutti per vedere i miei video. Dovete sapere che in questa nazione fare delle opere di bene è una cosa molto importante. Una delle opere di bene è fare donazione al tempio. Quindi la gente, alcuni di loro, chiedono anche dei soldi in prestito pur di poter fare delle donazioni se quel mese non possono, non hanno abbastanza soldi. Quindi potete capire quanto la religione sia importante in questo paese. E dovete sapere che a Myanmar non ci sono molti, per il momento, magari cambierà, non ci sono molti palazzi alti, quindi praticamente da tutta la città si può vedere questo tempio, che forse è una delle strutture più alte. E tra l'altro per il momento ci sono anche poche luci per la città di notte, e questa, essendo d'oro e così luminosa, si può veramente vedere da ogni dove. Quindi questo è proprio il centro della città, il centro di Yangon, qui a Myanmar. Questa è l'applicazione che non sta sponsorizzando il video, si chiama Grab, ma dovete usarla se volete usare dei al posto del taxi nell'Asia. Vedete, vi chiamano subito e arriva la macchina a prendervi, e costa veramente pochissimo. Tra l'altro in tutto il sud dell'Asia l'hanno comprato, quindi costa veramente pochissimo. Ha comprato Uber, quindi veramente ve lo consiglio. Anche in Thailandia lo potete usare. Eccola qui che sta arrivando la nostra macchina. Dove sarà? Dove sarà? Eccola qui. Vedete, c'è scritto il numero, quindi saliamo e andiamo a mangiare. Ci sono una marea di giapponesi in questo ristorante, mi hanno detto. Siamo a Shanyoya, che è un ristorante famosissimo qui a Myanmar, e stiamo per mangiare qualcosina adesso. Sono arrivati già i nostri drink, io non vedo l'ora di assaggiare tutte le specialità locali. Questo è un ristorante metà e metà, diciamo, perché metà cinese e metà myanmarese. Questa è la provincia dove mangiamo il cibo. Ta 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 ta. Che cos'è? Non lo so, boh, è arrivata questa cosa strana. Penso al profumo di uovo. Non so se è dolce, non so se è salato. Yeah, sì, sì. Ah, ok, e questi ci sono. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo?
Guardate quante cose buone sono arrivate, mamma mia. Non so che cos'è, ma guardate che meraviglia. È enorme, oh mio Dio. Però è bellissimo essere qua con gente che vive qua. Facciamo l'assaggio di questa cosa che non so ancora bene che cos'è. Praticamente è la parte bianca dell'uovo, ma tutta fatta, cioè stranissimo, ma non è crema, eh. Cioè è tipo piena d'aria, non so come dirvi, però è buonissima e ha poche calorie, quindi fantastico. Mmm, buonissimo. Beh, se venite a Myanmar assolutamente da provare questo ristorante, ve lo straconsiglio e provate sta cosa che è buonissima. Questo è il pollo piccante, adesso assaggio anche il pollo piccante. Mmm, che buono! Domani penso che andiamo a farci un facial alla faccia e i massaggi. Ma questa sarebbe in realtà per 4 persone, ma secondo me ce la facciamo a mangiarla. Oh mio Dio, abbiamo finito di mangiare e bere. Sono un po' stanco, però mi sono divertito un sacco. Adesso chiamiamo un altro grab per tornare a casa, quindi ciao ciao e buonanotte. Eccoci qua, tornati nell'hotel. L'hotel tra l'altro sembra un tempio, ma guardate qua quanta luce, mio Dio. Scusate se non riesco a dire altro, ma sono un pochino preso dal viaggio. Però boh, mi sta piacendo, mio amore. Mi ispira, mi fa molto più esotico questo posto. Babi, adesso si torna in camera. Ed eccoci all'hotel, guardate, voilà, è enorme. Vabbè, scusate se la telecamera non è drittissima, ma sono un pochino ubriaco. Magari prendiamo un dolcetto prima di andare a dormire. Guardate che carino sto posto. Adesso mi faccio un bel caffè nel lobby dell'hotel. Tra l'altro non c'è praticamente nessuno in questo hotel, quindi non lo so. Piacerebbe sapere che cos'è la storia di queste scatole, perché le continuo a vedere. Boh, se lo sapete ditemelo, eh. Vabbè ragazzi, si torna in camera. Mi sembra di essere in uno stage di Tomb Raider, ma dettagli. E come finire la mia prima giornata a Myanmar con un bel dolcetto. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.